Siamo sempre a Brescia in attesa della partenza della Mille Miglia e con me Carlo Raccosta, direttore della società dell'ente attuatore AmsiForm. Benvenuto Carlo. Grazie. È un piacere averti qui con noi. Raccontiamo un attimino l'esperienza di AmsiForm, che è un ente di formazione accreditato che lavora con Fondi Italia dalle sue origini, dall'inizio, quindi sono parecchi anni. Ecco, ti chiedo che tipo di fabbisogno formativo hanno le aziende che si rivolgono a voi per il tramite di Fondi Italia? Allora, quando siamo nati, quando abbiamo iniziato, non c'è dubbio che l'obbligo di legge era la principale delle esigenze formative. Però con piacere abbiamo notato che le aziende hanno poi scoperto la formazione e pian piano abbiamo evoluto le richieste, i fabbisogni di formazione sono spostati su competitività e innovazione, cosa che abbiamo cercato sempre di favorire, sapendo appunto che nell'azienda italiana media questo mancava. C'era, diciamo, l'idea della formazione solo legata all'obbligo di legge, pian piano è stato sdoganato anche questo limite e fortunatamente ormai possiamo dire che un 50% della formazione che eroghiamo è orientata all'innovazione e alla competitività. Ecco, tante aziende che aderiscono a Fondi Italia sono medio, piccole o addirittura micro imprese. Voi girate il territorio lombardo, il territorio bresciano in particolare. Ti chiedo se tutte le imprese, soprattutto le più piccole, sono a conoscenza della grande opportunità data dai fondi interprofessionali e in particolare da Fondi Italia. Ma se dovessimo concentrarci sul target delle micro, posso dire con certezza che sono veramente poche quelle che conoscono l'opportunità. E le medie probabilmente hanno avuto già esperienze con fondi intermedi di dimensioni e per settore, però quando scoprono Fondi Italia anche le più strutturate decidono di restarci perché notano la flessibilità che questo fondo concede, capiscono che riescono a presentare davvero a sportello per le loro esigenze e fortunatamente grazie ai conti di rete riescono a utilizzare delle capienze che diversamente potrebbero non aver maturato a sufficienza nel tempo. C'è da dire che però la microimpresa è davvero lontana ancora da questo mondo, c'è un grande lavoro che si può ancora fare di raccolta e di diffusione delle peculiarità del fondo e noi siamo in prima linea in questo ormai da anni. Bene, grazie Carlo Raccosta, benvenuto a bordo della nostra Mille Miglia di Fondi Italia. Grazie, buon viaggio e buona gara. Grazie.